Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. Nato Gesù a Betlemme di Giudea, al tempo del re Erode, ecco, alcuni magi vennero da Oriente a Gerusalemme e dicevano: dov'è colui che è nato il re dei Giudei? Abbiamo visto spuntare la sua stella e siamo venuti ad adorarlo. All'udire questo, il re Erode restò turbato e con lui tutta Gerusalemme. Riuniti tutti i capi dei sacerdoti e gli scribi del popolo, si informava da loro sul luogo in cui doveva nascere il Cristo. Gli risposero: a Betlemme di Giudea, perché così è scritto per mezzo del profeta: e tu, Betlemme, terra di Giuda, non sei davvero l'ultima delle città principali di Giuda. Da te infatti uscirà un capo che sarà il pastore del mio popolo Israele. Allora Erode, chiamati segretamente i magi, si fece dire da loro con esattezza il tempo in cui era apparsa la stella e li inviò a Betlemme dicendo: andatevi ed informatevi accuratamente sul bambino e quando l'avrete trovato fatemelo sapere, perché anch'io venga ad adorarlo. Udito il re, essi partirono ed ecco la stella che aveva visto spuntare, che avevano visto spuntare, li precedeva finché giunse e si fermò sopra il luogo dove si trovava il bambino. Al vedere la stella provarono una gioia grandissima. Entrati nella casa, videro il bambino con Maria sua madre, si prostrarono e lo adorarono. Poi aprirono i loro scrigni e gli offrirono in dono oro, incenso e mirra. Avvertiti in sogno di non tornare da Erode, per un'altra strada fecero ritorno al loro paese. Parola del Signore. Ed è così giunti, dopo il periodo di attesa dell'Avvento, dopo tutto il tempo di Natale, eccoci giunti all'Epifania. Un epilogo, ma che non è un epilogo, un punto di termine che è un punto di passaggio. Innanzitutto felice di averlo vissuto e condiviso con voi, tante celebrazioni una dopo l'altra, ultima ieri e oggi, due vicinissime, vedervi ancora in tanti mi riempie il cuore e mi consola, sapendo che è comunque questo un segno importante per noi che camminiamo, che abbiamo insieme bisogno di ritrovarci, al di là del fatto che molto spesso le date sono così ravvicinate e c'è il rischio di una overdose di celebrazioni, ma in realtà ne abbiamo, come dire, vissuta la pienezza di questo tempo e con coraggio e con determinazione ci siamo messi in ascolto di una parola di Dio che ormai ci sembra ormai, credo che questo sia acclarato, decisiva per la nostra vita, che sia coraggio di significato, che abbia struttura di passaggio significativo, che racconti a ciascuno di noi la nostra volontà di fare i conti con il sentiero tracciato dal Signore per la nostra vita. Devo togliere un po' di incenso da mezzo, andrebbe bene per tutti, vabbè, comunque vediamo, soprattutto quando uno sta un po' raffreddato l'incenso, professore, diventa difficilissimo da, vabbè. Oggi è l'Epifania, la parola la dice tutta, è la parola chiave per immaginare cosa stiamo vivendo. Togliete la festa di oggi. La parola è rivelazione, manifestazione, è la parola nuova, è la parola nuova che solo nel monoteismo e in maniera chiara viene illustrato, spiegato, vissuto dall'ebraismo, dal cristianesimo, rende diverso qualsiasi rapporto con la divinità.
su questo io vorrei che facessimo chiarezza, poi l'approfondiremo in altri momenti, ma che sia importante. Qual è la differenza tra una religione e una rivelazione? Io ve l'ho spiegato altre volte, ma questo è il passaggio. Religione è il bisogno dell'uomo di darsi un Dio per le proprie paure, le proprie esigenze, per le proprie necessità. In fondo è un movimento che dal basso va verso l'alto, che si dà un Dio in risposta alle proprie paure, alle proprie necessità. La religione questa è la costruzione di un sistema in cui il punto finale di questo sistema lo chiamiamo Dio, ma viene come bisogno dell'uomo. Per cui fondamentalmente di religioni ce ne sono tantissime. Si possono costruire a tavolino le religioni, si possono inventare di sana pianta le religioni, hanno bisogno di un sistema culturale, linguistico, di riti. Con questo non dico che anche nel cristianesimo, nell'ebraismo, nell'islam non ci sia il rischio di farla diventare religione, che poi suona molto simile alla superstizione, cioè quello che è superstato, cioè quello che sta sulla mia testa. La rivelazione invece che cos'è? È il movimento giusto contrario. Non è l'uomo che cerca Dio, c'è questo, ma il movimento principale della rivelazione è Dio che cerca l'uomo. E nel cristianesimo Dio lo cerca talmente l'uomo che si fa carne, cioè che scende nella nostra carne. È completamente diverso. Non sei tu che lo stai cercando, ma è lui che si fa trovare da quelli che lo cercano, che è diverso. È lui che mostra il suo volto. D'altronde il Salmo continuamente dice: mostrami il tuo volto e io sarò salvo. Io ho bisogno, visto e considerato che non ho i mezzi, la possibilità, l'intelletto, le capacità di arrivare a lui, è lui che mi viene a riprendere, è lui che viene da me. E il giorno della manifestazione, cioè il giorno dell'Epifania, c'è qualche cosa di sconvolgente che è annunciato, che va oltre l'ebraismo assolutamente, che un coraggio viene raccontato dai Vangeli, che quella rivelazione di quel Dio che per gli ebrei era soltanto data razionalmente all'interno del popolo di Israele, è per tutti gli uomini, per ogni uomo, per qualsiasi uomo, dovunque lui viva, da qualsiasi parte provenga, ogni uomo. Ecco perché il giorno dell'Epifania, pensate quanto coraggio, quanta originalità e quanta attualità questa celebrazione investe oggi nei suoi significati, dice: Dio è per tutti, Dio è venuto per ogni uomo, Dio non esclude nessuno, da qualsiasi parte si provenga per incontrarlo è ben accetto, tutti sono fratelli nell'unico Dio. Questa è la festa dei popoli, mamma mia, celebrata oggi 6 gennaio del 2020, oggi, mentre ancora una volta, grazie a coloro che per vile guadagno provano come Erode ad uccidere i bambini per mettere bottino rispetto alla propria parte contro gli altri, organizzando guerre, attentati, provando a riportare odi, rancori, contrapposizioni violente, oggi proprio questa festa, questa solennità suona come qualcosa di ben diverso dalla Befana che viene di notte con le calze tutte rotte a portare donne a bambini, che pure ci sta, per l'amor di Dio, ma suona cosa diversa come significato di chi credente comprende che non può inseguire le rotte degli erodi di turno, che non può stare dietro a coloro che con inganno vogliono illudere il destino dei popoli per portare profitto alla propria ragione, ma che dovremmo in qualche maniera tutti aprire i nostri scrigni in ragione di un avvenimento, i nostri doni, che è quello di un bambino che viene a rivelare il suo volto, quel bambino che poco prima gli angeli avevano cantato come la gloria di Dio e la pace degli uomini. L'Epifania è giorno di manifestazione di Dio
di un Dio che vuole la pace. E per avere la pace bisogna che la differenza degli uomini che restano, anche sul presepe, anche se il testo non parla di tre magi e non parla di che colore aveva la loro pelle, non lo dice. Però noi sul presepe mettiamo il nero, il giallo, il bianco, non abbiamo messo il rosso perché 2000 anni fa non avevano scoperto ancora l'America, per cui il 4 maggio non c'era per questa ragione, ma fondamentalmente se fosse stato pure il 4, ma rappresentano tutti i popoli del mondo, a dire che non c'è possibilità di celebrare Natale, la nostra fede, l'Epifania, l'avvenimento di Cristo nella nostra vita se non siamo operatori di pace. Ovviamente se i tiranni di turno per mantenere le proprie poltrone organizzano guerre altrove, molto lontano da casa propria, molto lontano da casa propria, questo lo è di ieri e lo è di oggi. Ma noi abbiamo una responsabilità come credenti mentre guardiamo il mondo che avanza nei propri inganni. Noi abbiamo la responsabilità di essere magi anche noi, di portare doni a Gesù. Nei nostri scrigni oggi, visto che la pace è il nostro orientamento, portiamo il dono della pace. È l'ultimo giorno di Natale oggi, no? Facciamo pace, no? Oggi. Facciamo pace. Pace non significa dimenticare il torto subito, eh? Pace non significa che io cancello quello che ho subito. Non è così. Perché se io cancellassi quello che ho subito, non avrei necessità di fare pace, perché non ci sta più problemi, scusate, non ci sta nessun contrario. Cioè io dico, la pace è un'azione positiva, formidabilmente coraggiosa, di determinazione, di bontà, di amore, ma anche di intelligenza, e dopo spieghiamo perché, che mette me in grado attivamente di non dimenticare il torto subito, ma di perdonarlo, di provare a superarlo per creare le condizioni che quel torto che io ho subito non mi procuri ulteriori danni. Perché io più lo ricordo, più porto l'odio nel mio cuore, più vivo il rancore, più sto nella contrapposizione e più l'azione ricevuta un giorno la perpetuo per sempre. Per cui non è intelligente non essere in pace. Riconciliarsi e portare nel nostro scrigno il dono della pace è la cosa più intelligente che ci possa essere. Qualcuno mi dirà, ma è l'Epifania, è l'ultimo giorno di Natale, io voglio fare pace, se dall'altra parte non la si vuole fare? La pace è sempre in qualche maniera proposta di dialogo, ma già il fatto che tu hai aperto la porta e poi c'è chi entra e chi non vuole entrare, poi l'altra parte dipende dall'altro, per cui tu fai pace con la memoria, fai pace con chi devi fare pace, se gli altri non vogliono fare pace con te, prega che si convertano, ma nel frattempo tu hai liberato il tuo cuore. E allora nel giorno dell'Epifania, mentre il mondo organizza guerre, noi invece organizziamo pace. Mentre ci sono attentati contro il bene comune, noi invece facciamo tentativi di bene comune. Lo facciamo perché anche per noi quel giorno della manifestazione Dio ha rivelato il suo volto e ci ha detto pace. Che il Signore Gesù ci faccia comprendere la sua parola. Preghiamo. La tua luce, un Dio, ci accompagni sempre in ogni luogo, perché contempliamo con purezza di fede e gustiamo con fervente amore il mistero di cui ci hai fatto partecipi, per Cristo nostro Signore. Amen. Signore sia con voi, possa la strada venire di voi, possa il vento sospingerti dolcemente, possa il mare lambire la tua terra e il cielo coprirti di benedizione. Possa il sole illuminare il tuo volto e la pioggia scendere lieve sul tuo campo. Possa il Dio tenerti sul palmo della sua mano fino al nostro prossimo incontro. Possa la sua tenerezza largamente benedirti il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. Amen. In nome del Signore, andate in pace.